Ciao a tutti amici dal vostro Manimoto. Domenica 4 marzo si voterà dalle 7 cosa? Dove? Fino alle 23. In questo video vi spiegherò come fare per andare a votare. Seguitemi. Per prima cosa dovrete prendere la vostra tessera elettorale. Eccola qui. Mi fa tornare in mente quella volta che siamo andati a votare il governo Gentiloni. E vi ricordate di quella volta che abbiamo eletto il governo Renzi? O quella volta che abbiamo eletto il governo Letta? Ma bando alle ciance e andiamo a esaminarla. Nella prima pagina della tessera elettorale sono indicati la lista elettorale a cui siete iscritti, che è un numero, e l'indirizzo del luogo dove andrete a votare, che può essere una scuola solitamente. Come dice la nota sul retro, assieme alla tessera elettorale bisognerà presentare al seggio un documento valido di identificazione. Una volta votato, uno scrutatore provvederà ad apporre un bollo sul retro della scheda. Per la Camera potranno votare tutti i cittadini italiani che hanno compiuto 18 anni con una scheda rosa. Per il Senato potranno votare tutti i cittadini italiani che hanno compiuto 25 anni con una scheda gialla. Andiamo a vedere ora la modalità di voto. Per votare possiamo porre un segno sulla lista prescelta. Tale voto si estenderà anche al candidato sulla stante. Oppure possiamo porre un segno sul nome del candidato. In questo modo il voto si estenderà alla lista o alla coalizione sottostante. E se proprio abbiamo voglia di sprecare inchiostro, possiamo porre un segno sul nome del candidato e un segno su una delle liste sottostanti. Ma attenzione, non è valido il voto disgiunto, cioè votare il nome di un candidato e una lista a esso non associata. Per quanto invece riguarda i nomi e cognomi a fianco delle liste, quelli non guardateli, quelli sono il male, quelli sono il cancro, non guardateli, cioè sono fatti apposta per farvi sbagliare. Se per caso li toccate, li sfilate solo con un dito, il vostro voto è annullato. Cioè, qui ci sono un sacco di regole e regolette per far annullare i vostri voti. La cosa migliore da fare è mettere una croce sul nome del candidato e farla finita. Anzi, meglio ancora, una croce sul simbolo, che anche se siete analfabeti funziona lo stesso, il vecchio trucco di mettere l'X, ma mi raccomando non toccate nient'altro, perché è un attimo che zacca vi annullano la scheda. Se avete intenzione di vendere il vostro moto mafioso, per testimoniare l'avvenuta votazione ricordatevi di portare nella cabina elettorale un cellulare e disattivare sull'impostazione della fotocamera il suono. In questo modo, quando farete la foto al voto, non ci sarà quel fastidioso click che vi farà sgamare. Se per qualche assurdo, strano, inspiegabile, implausibile motivo riteniate che tutti i politici, dal primo all'ultimo, facciano schifo e siano solo dei bugiardi falliti senza lavoro, avete la possibilità di esprimere il vostro dissenso in tre modi, interferendo con le elezioni. L'astensionismo, cioè stare a casa a dormire, in questo modo non esprimerete nessun voto, ma non contribuirete neppure all'affluenza. La scheda bianca, cioè recarsi alle urne, prendere la scheda, timbrare, fare tutta la procedura, però non mettere nessun segno e infilare la scheda nell'urna. In questo modo il vostro voto sarà contato ai fini dell'affluenza, ma non darà un punto a nessuna lista elettorale, a meno che uno degli scrutatori non prenda la vostra scheda, ci metta un segno e la rimetta nell'urna in modo da falsificare il voto, perché può succedere. E per finire, la scheda nulla, ovvero andare a votare, presentare la tessera elettorale, fare tutta la procedura. Una volta entrati nella cabina elettorale, tirare fuori una penna, pennarelli, acquerelli, carta da parati, dare libero sfogo alla fantasia, scrivendo gli insulti più coloriti che vi possano venire in mente sulle madri dei politici, o semplicemente facendo degli scarabocchi, punto, infilare la scheda nell'urna. Al momento dello spoglio la scheda sarà considerata assolutamente nulla, non verrà contata per nessun partito, ma il vostro voto sarà contato ai fini dell'affluenza. Il che vuol dire che se nessuno va a votare, ok, magari quel giorno erano tutti tanto sonno, ma se uno prende lo sforzo di andare a votare e volontariamente lascia scheda bianca, appunto, da nulla, apposta, diciamo, è un'espressione più concreta del malcontento. E neanche una stupidaggine, pur essendo vostro diritto, state lasciando ad altri la possibilità di decidere sul vostro futuro. Io adoro andare a votare, personalmente, adoro esercitare questi diritti per le poche volte che ci è concesso farlo, finché ci è concesso farlo, perché fra un po', sai, quindi io non ero aperto quanto.
Ecco, se devo darvi un motivo per andare a votare, fatelo perché è bello esprimere le proprie preferenze, esprimere il proprio diritto, per quanto possa sembrare vacuo. Il ragionamento, dovete andare a votare perché i vostri nonni sono morti, perché voi poteste andare a votare, arriva fino a un certo punto. Primo, perché la metà dei nostri nonni sono morti per impedirci di andare a votare. Secondo, perché se facessimo le cose in base alle persone che sono morte per farcele fare, quanta gente è morta nei combattimenti clandestini? Quanta gente è morta a fare la ruletta russa? Insomma, c'erano un sacco di cose, di pratiche inquietanti e malevole per cui la gente muore. Quindi se dovessimo compiere solo in memoria di loro, avremmo delle conseguenze negative. Insomma, pensiamo kantianamente. Per finire, l'ultimo appello che voglio dare è per coloro che si sentono indecisi, che non sanno chi votare, che sentono il peso della responsabilità e non si sentono pronti. E magari in questo modo decidono di non andare a votare. Ecco, proprio voi, se vi ritenete così oberati della responsabilità del voto, pensateci. Se ammettete la vostra incapacità di prendere una decisione con grande umiltà, secondo voi, cosa fate? Lasciate questa decisione nelle mani di altra gente che magari non dedica un centesimo del tempo che avete dedicato voi nella scelta del voto e va lì, mette il suo scribizzo perché ha sentito qualcosa in TV. Piuttosto voi, che appunto che avete tutti questi patemi, queste ansie, ecco, siete voi quelli che dovete andare a votare, ok? E prendere la decisione. Se invece non volete andare a votare perché siete pigri, ok, chi sono io per dirvi niente. Ma se la vostra tentazione all'astensionismo deriva da una troppa preoccupazione, è lì che dovete correre a votare, in edicola o a scuola. Questo è tutto per questo video, ciao a tutti dal vostro Menimoto e arrivederci al prossimo video. Ciao ciao!